E riprendiamo il nostro compagno di viaggio, il nostro libro Amicizia, un incontro che riempie la vita del cardinale José Tolentino de Mendoza. E lo riprendiamo proprio in questo tempo di Pasqua. Lo riprendiamo perché è un compagno che ci potrà far capire che cosa vuol dire vivere da risorti. Pasqua è una iniezione di vita, è una iniezione di vita eterna per tutti. Pasqua è la possibilità che riceviamo dal Signore per poter appunto vivere da risorti. E che cosa ci aiuta a vivere da risorti? Qual è la ricetta, tra virgolette, la strada per vivere da risorti? Noi rispondiamo al Vangelo. E come si vive il Vangelo? E molte volte non possiamo ricordare tutto, queste sono le obiezioni che mi si fanno, oppure è difficile vivere il Vangelo. Eppure vedete, Gesù in poche righe ci ha detto che cosa vuol dire vivere il Vangelo. Come si può vivere il Vangelo? Vogliamo sentire qual è la strada che Gesù ci ha indicato per vivere da risorti, per essere testimoni della sua risurrezione? Ecco qui. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Ecco, la strada per vivere da risorti sono le beatitudini. Le beatitudini che abbiamo ascoltato nella versione dell'Evangelista Matteo. Sant'Agostino, proprio riferendosi a questo grande discorso che Gesù ha fatto, a questa grande pagina del Vangelo, anzi direi alla pagina del Vangelo per eccellenza, Sant'Agostino diceva che le beatitudini sono il riassunto del Vangelo, la sintesi di tutta la buona novella che Gesù è venuto ad annunziare al mondo. Un non cristiano, il Gandhi, Mahatma Gandhi, si appassionò alle beatitudini in una maniera autentica e profonda che quando era studente scrisse queste parole: se per qualche calamità andasse perduta tutta la letteratura dell'Occidente e si salvasse solamente questa pagina delle beatitudini, noi avremmo l'essenziale di tutto quello che è stato detto, scritto, cercato e sognato. E concludeva il Mahatma Gandhi, rimarrebbe vivo il meglio dell'umanità. Noi ci vediamo domani. Pare Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.